Bella ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul canale Gaming Now. Allora, continuiamo il gameplay di Wolfenstein The New Order. Ci troviamo sulla luna, ragazzi. Ci troviamo sulla luna. In quanto i nazisti hanno creato una base lunare, siamo arrivati con uno shuttle sulla luna perché dobbiamo, insomma, trovare i codici di lancio, ecco, dei missili del sottomarino. Vediamo, qui c'è un documento. Previsti campi di lavoro sulla Luna. Berlino, 15 novembre 1960. Oggi il capo del progetto base lunare, Dieter Lang, ha rivelato i nuovi piani per la costruzione di campi di lavoro sulla Luna. Non solo potremo rimuovere dalla società terrestre gli elementi indesiderati, trasferendoli lontano dagli annesti cittadini, ma potremmo anche sfruttare questi degenerati per l'estrazione mineraria della wolframite, ha dichiarato Lang nella nostra intervista telefonica. La wolframite, un minerale raro presente soltanto sulla Luna, viene attualmente estratto tramite droni controllati da remoto, ma il processo è lento ed inefficace. I nuovi campi di lavoro saranno costruiti in gallerie minerarie sotterranee e utilizzeranno tecnologia correttiva quasi totalmente automatizzata, come ad esempio droni di guardia e torrette automatiche per prevenire la fuga dei prigionieri. Ok. Wow. I nazisti hanno raggiunto anche la Luna, a quanto pare, in questa realtà alternativa. Allora, noi siamo degli intrusi. Scienziato spaziale. Dati i pericoli dell'isolamento, gli scienziati della base lunare 1 lavorano in turni che variano dai 6 mesi a un anno prima di ricevere un permesso. È la Madonna. Ovviamente non mi riconoscono perché ho la divisa di un nazista, quindi l'abbiamo recuperato sul ponte. Questo è il capitolo. Ah, capitolo 13, base lunare, ok. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Cazzo, questo è un soldato corazzato. Stiamo attenti. Ovviamente non ho armi. E questo? Ah, il cane. Ah, ricercatore capo, ok. Sì, sull'attenti. Base lunare struttura, un complesso in costante evoluzione, popolato da personale militare, minatori, operai e scienziati. Si prevede che nel giro di 4 anni la base lunare raggiungerà le dimensioni di una piccola città. Cioè, praticamente in Respira, questo... è solo la luna. L'hai vista migliaia di volte. Praticamente in questo videogioco, negli anni 60, i nazisti sono riusciti a fare ciò che noi non siamo riusciti a fare ora. Creare una base lunare. Vabbè. Sono curioso di vedere se usciremo anche fuori, nello spazio. Questo perché è blu? Si apre altrove.
si apre dall'altro lato. Che cazzo devo fare? Minchia devo fare? Oh, chi c'è là? Ah, devo entrare qui nel rullante. Ok, qui c'è il deposito bagagli praticamente. Caroline. Ania, mi ricevete? Blazkowicz, rispondi, Blazkowicz. Senti, puoi aumentare il segnale? Blazkowicz, mi senti? Com'è la situazione? Beh, sono sulla fottuta luna. La sua boccaccia. La ripulirò con il sapone. Ora, Blazkowicz, l'obiettivo è rubare i codici di decrittazione situati nel modulo di comando. Per raggiungere il modulo di comando dovrai procurarti una tuta spaziale e recarti lì a piedi, attraverso la superficie lunare. Tutto chiaro. Credo in te, William. Io credo in te. Te. Ok, mi serve base lunare. Non ci sono suoni nello spazio, non mi serve la testa. Quelli non ha senso. Sei nello spazio, sulla Luna, dove i nazisti hanno costruito la loro base militare, dove tengono nascosti i loro segreti militari più importanti, compresi i codici di decrittazione per le attestate a bordo del martello di Eva. Cerca una tuta spaziale. Ok, mi serve una tuta spaziale. Anya diceva che le tengono vicino alle decompressioni, oltre agli alloggi dell'equipaggio. Le tute spaziali vicino alla decompressione. Per raggiungerle ci conviene passare dagli alloggi dell'equipaggio e proseguire per i laboratori. Io temo che però se mi vedono così... Ho una bella pistola, ok. Ma fanculo. Fucile di precisione laser. Il fucile di precisione è stato potenziato con un modello a raggi laser.
Aia. In questo videogioco è molto facile farsi sgamare dalle guardie, quindi eccolo là, l'ho visto uno. Sta arrivando qua questo. Cazzo, mi hanno visto. Vabbè, ricominciamo, dai. Ah, uccidimi, forza. Ripetiamo, dai. Vediamo se riusciamo a non farci sgamare. Se mi sgamano di nuovo, li ammazzo tutti. Basta. Proviamo un'ultima volta. Fanculo, andate a morire ammazzati tutti. Basta.
Vaffanculo! Ma com'è che sto sempre cazzo senza munizioni, oh? Porca puttana! Ah, 3 ore ogni volta per superare un punto. Proviamo ad aggirare andando di qua invece stavolta. Oh, qua è chiuso però, cazzo. E uno in meno. Ok. Ok. E
Dove devo andare adesso? E qua? No. Una tuta spaziale. Cazzo, perché sono mo... Ma non ci credo. Ma porca puttana. Porca puttana. Se riusciamo a capire dove cazzo devo andare. Ah, di qua forse. Si spera. Sì. Dovrebbe esserci
Attraverso un tunnel di servizio che collega gli alloggi dell'equipaggio ai laboratori. Trova il modo di accedervi, William. Merda, non mi piace tutte ste guardie. Ok, qua. luglio 1948. La guerra è finita. I nazisti hanno dichiarato la vittoria. La gente festeggia la pace. Non riesco a smettere di piangere. Per me questa guerra non finirà mai. Guardi, ci sono. Qua.
America. Qua dove cazzo vado? Cioè non riesco a vedere. Carichiamo un po' l'arma. Ok, saliamo su. Tornando indietro. Oh. Qua per tornare indietro come cazzo devo fare? Che mazzo di posto? 16 novembre 1951. Il nazista sembra avere un caratteraccio. L'ho scoperto cercando di spaccargli la testa con un vaso di fiori lasciato cadere dal mio appartamento. Purtroppo ho sbagliato. Aveva degli amici nei paraggi. Hanno sfondato la porta. Ho giurato che è stato un incidente, ma mi hanno fatto un occhio nero e mi hanno sputato sul vestito. Ora hai gente fidata su cui poter contare. I nonni sono dalla mia parte, ma non possono combattere.
E qua? Oh, ecco la tuta. Tuta spaziale, solo per camminare sulla luna. Niente di cui agitarsi. Esce dalla decompressione. Raggiungi il modulo di comando. Oh, siamo nello spazio, ragazzi. Che figata. Ovviamente qui non c'è gravità, quindi... Base lunare. La base lunare è stata costruita nel 1956 e è situata all'interno di un antico cratere conosciuto come Conca Lucente. Vabbè ragazzi, dai, il video finisce qui, con la Terra come sfondo. Ci salutiamo, commentate, mettete mi piace e iscrivetevi al canale.